Il presidente della provincia di Pescara Antonio Zaffiri, ha anticipato la notizia dello sblocco dei fondi Master Plan patto per il sud da parte della regione Abruzzo per oltre 26 milioni di euro. Con lui il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il capogruppo di Fratelli d'Italia e Regione Guerino Testa e alcuni consiglieri regionali di centrodestra. Eh, questa è, è l'operatività della regione oggi. Perché nello sbloccare i fondi eh, poi riusciremo a concretizzare sui territori eh, quando di buono. Fondi destinati in particolare a cosa? Fondi destinati alla viabilità, alla, alla, ad alcune zone: il parco Lavino, eh, per quanto riguarda la zona Valpescara, la zona di Rigopiano, Castelli, Castel del Monte, eh, zona della Maiella, per quanto riguarda la Maielletta. E eh, il turismo religioso per quanto riguarda Manopello, Volto Santo. E al PD che rivendica questi fondi? Il PD rivendica questi fondi e fa anche bene perché questi fondi sono stati trasferiti da loro alla provincia di Pescara, però evidenzia soprattutto l'incapacità amministrativa perché dal 2017 questi fondi che sono. Destinati alla provincia, l'incapacità di concretizzarli sui territori e ha penalizzato e hanno penalizzato i paesi dell'entroterra. A proposito di infrastrutture e viabilità, Guerino Testa. Ma io direi che la scelta fatta dal presidente Marsilio e quindi dal Centro Testa è stata fondamentale perché con questa modifica all'interno del Masterplan si riuscirà a dare concretezza e terminare il terzo ponte sul Saline quindi una infrastruttura fondamentale per eh, tutto l'asseviario della zona, quindi per Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Silvi, perché ricordiamo che migliaia e migliaia sono le automobili che entrano su quel territorio da tutte queste zone.